Se devo pensare alle competenze per l'occupabilità oggi, mi viene in mente un esempio. Noi viviamo in un ambiente digitale che ci iperstimola, ci fornisce una marea di stimoli ed informazioni, tra le quali dobbiamo noi selezionare cosa ci è utile e successivamente dobbiamo noi usare per produrre nuova conoscenza. Allora, se penso a un consulente, ad esempio, io lo immagino una persona che è in grado di navigare nel web e di avere una fotografia di tutto quello che esiste, quindi di saper analizzare velocemente tante informazioni, però anche una persona che è in grado di prenderne una volta selezionata, analizzarla in profondità e da quella costruire nuova informazione complessa. Questo esempio per dire che cosa? Che questo tipo di attitudini critiche rispetto all'innovazione tecnologica è sempre più importante rispetto alle competenze tecniche digitali, che una volta erano il punto di riferimento quando si parlava di competenze digitali. Queste attitudini critiche sono anche quelle che cambiano meno nell'innovazione tecnologica sempre più veloce. E sono anche competenze, io credo, che devono essere trasmesse dalle istituzioni formative, come modo di lavorare, per riprendere l'esempio di prima, in un ambiente ad altissima densità di informazione e ad altissima velocità di cambiamento.